Genio e più genio. La genialità 2.0 con i banale. Sì, Simply the Best. Qui su Radio Roma si balla quanto ci piace la musica. Musica speciale così come lo sono gli ospiti che abbiamo qui in collegamento su Radio Roma. Allora passo la palla al mio collega Ivone che ce l'introduce. Eh sì Ale, perché diamo il buongiorno a degli ospiti veramente speciali. Abbiamo in collegamento con noi Daniele Tiramani, sì, e Lollo. Eccoli. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Lollo, noi siamo Ivanale. Piacere. Piacere, tanto piacere di conoscervi. Allora, andiamo a spiegare, sì, chi sono questi due bellissimi, questa bellissima coppia che abbiamo, esatto, davanti a noi. Esatto. Allora, loro sono un'associazione bellissima, sì, che adesso preghiamo di mandare in video grazie alla nostra regia, al nostro splendido Lupini, che ci manda ovviamente il logo dei calzini spaiati di Lollo. Ma che bel nome! Esatto, che è questa associazione bellissima di cui adesso ovviamente Daniele ci racconterà e anche lo stesso Lollo magari ci dirà qualcosa. Sì, allora, niente, i calzini spaiati di Lollo nascono perché 10 anni fa una maestra triestina chiese per il primo venerdì di febbraio a tutti i suoi bimbi a scuola di venire con i calzini spaiati per far vedere loro che anche con due calzini di diverso colore, diversa forma, si camminava bene lo stesso, proprio per fargli capire che le cosiddette diversità a volte non ci devono spaventare, ma anzi aiutarci ancora di più all'inclusione. Certo. Noi l'anno scorso, senza volerlo, Lorenzo è diventato testimonial nazionale, non solo, di questa giornata. Praticamente per cui... l'influencer dei calzini spagliati. Sì, più o meno sì. Grande Lollo, bravissimo, bravissimo. Devo dire un concetto bellissimo. Ma prego, prego. Il concetto splendido è quello appunto di diversità, come leggiamo in un comunicato, come opportunità. Esatto, esatto Ale. Tra le altre cose, qualche giorno fa proprio il mio piccolo ha fatto questa, sì, iniziativa nella sua scuola dei calzini spagliati e quindi siamo veramente onorati di avervi con noi, perché poi la domanda più importante è questa, no? Che cos'è la normalità? E infatti, cioè, come si può definire? E qui abbiamo delle risposte, ma che ci daranno poi fra pochissimo Daniele e Lollo, perché adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra bellissima canzone e poi ritorniamo con questi splendidi ospiti. A fra pochissimo Daniele e Lollo. È tempo di carnevale anche su Radio Roma con i Junior Jack e Samba, e un po' portiamo un po' di colore, un po' di samba anche con gli ospiti che abbiamo qui in diretta. Eh sì Ale, perché quando tu ti metti dei calzini spagliati ovviamente dai colore, certo, dai un colore in più alla vita. Assolutamente, come lo è appunto la normalità, non la diversità, come dicevamo, esatto, poco fa insieme ai nostri ospiti. Abbiamo sempre in collegamento con noi, eccoli qui, Daniele e Lollo, splendidi. Allora, ci eravamo lasciati con, sì, una domanda, no? Sì. Che cos'è la normalità? Chi tra tutti noi può dirsi normale e stabilirne il confine? Siamo tutti diversi ed imperfetti e la nostra missione nella vita non è quella di diventare i primi, ma essere felici. Che bella cosa, che bella cosa. Questo è un po', diciamo, il motto e tutto quello che racchiude il concetto di questa associazione, ma ridiamo parola ovviamente a loro e io sono curioso di sentire anche il nostro amico Lollo, che l'ho visto divertito e molto entusiasta di questo collegamento. Sì, allora, quello che hai letto è, diciamo, un po' il nostro motto, Ivan, sì, che è quello che è proprio per l'inclusione. Noi ovviamente i calzini spagliati di Lollo nascono un po' per, non dico gioco, ma nascono un po' per cercare di sensibilizzare un po' la nostra comunità del nostro paese. Noi viviamo a Salso Maggiore Terme, in provincia di Parma. E dopodiché hanno avuto un successo mediatico importante, per cui ci siamo poi ritrovati a fare tanti eventi di beneficenza, raccolta fondi, dove comunque ce n'è sempre bisogno, perché le varie associazioni che trattano la disabilità o comunque la diversità in generale hanno sempre bisogno di fondi, hanno sempre bisogno delle istituzioni, hanno sempre bisogno comunque del buon cuore delle persone, a me piace dire. Certo. E i calzini spagliati di Lollo, sì,
E diciamo che anche a Lollo in questo caso fa molto bene perché la sua autostima, il suo sapersi gestire il lessico, l'essere più sicuro, no? In mezzo a determinate situazioni, comunque facendo tanti eventi, venendo a contatto con tante persone, tante realtà, questo insomma, gli ha fatto bene. Devo dire che da papà posso dire che ho visto dei miglioramenti anche in questo senso e sarebbe molto bello Assolutamente. che potessimo farlo tutti. Certo, ma guarda, noi vi dobbiamo ringraziare a voi due e anche alla maestra che ha avuto l'intuito di iniziare e poi grazie a voi è diventata virale questa situazione perché il messaggio di dire anche con due calzini diversi si cammina lo stesso, si cammina allo stesso modo, anzi si cammina più colorati, è meraviglioso. È bellissimo e arriva in modo diretto. E allora vi chiediamo come poter entrare a contatto con la vostra associazione, i vostri social, se ci sono dei riferimenti che possiamo dare ai nostri ascoltatori. Certo, assolutamente. Allora, vabbè, intanto sia su Instagram che TikTok, che YouTube, che Facebook, c'è la pagina dei calzini spaiati di Lollo. Ottimo. Preciso i perché molti mi dicono, ma io cerco calzini spaiati. No, ci vuole i calzini spaiati di Lollo. Ottima precisazione questa. Bene. Ok, dopodiché vabbè anche il mio nome, quindi Daniele Tiramani, poi comunque sono collegato alla pagina perché fondamentalmente me ne occupo io e noi Certo. tramite questi contatti, dopo vabbè c'è chi mi manda i messaggi in privato, sia insomma, sui vari social e iniziamo delle collaborazioni, delle iniziative. L'anno scorso ne sono state fatte davvero tante in varie città. Lì a Roma siamo venuti 2 volte, ad esempio. Ah, che Siamo venuti bello, che bello. una volta dal ministro Brunetta e la moglie. Sono state persone davvero squisite. Loro non hanno neanche voluto farsi pubblicità su questa cosa, ma hanno voluto conoscere Lorenzo, la sua famiglia, quello che è il mondo dei calzini spaiati. Ed è stata una cosa molto bella. Siamo ancora in contatto, quindi proprio persone buone, senza un secondo fine, ecco. E poi la cosa forse più importante che ci è capitata tra tutte, che il Santo Padre ha voluto conoscerci e quindi Ah, ci ha wow. ricevuto Sarà stato un sempre lì a momento Roma. magico, sicuramente. Daniele, ce ne vorrebbero di Abbastanza. più, ce ne vorrebbero di più di persone come voi. Vero, verissimo. Veramente, veramente. Guarda, noi di Radio Roma e noi Vanale vi ringraziamo per questa intervista che ci avete regalato. Ringraziamo anche il nostro collega Danilo Sì, Brugia per averci dato questa assolutamente. possibilità. E io volevo chiedere a Lollo, Lollo, ma tu te la senti di dire una frase a tutti i bambini italiani che hanno qualche giorno fa ovviamente onorato questa giornata dei calzini spaiati? Tu gli vuoi dire una frase a tutti i bambini italiani, tu che sei il portabandiera di questi calzini spaiati? Cosa gli vuoi dire? Voglio dire di sensibilizzare tutti i calzini spaiati, batti delle foto e così ci rimandano tramite TikTok Tramite i social. e social e calzini spaiati in genere. In genere. Grande, Lollo, grande, lo faremo Lollo, anche noi, sei guarda. bellissimo, Lollo, e sei un Forte. influencer nato, È vero, è incredibile. vero. Ma Grazie. cosa studi? Spacca Marketing. davvero il video. Bravo Lollo, complimenti ovviamente alla famiglia, supportiamo questa bella associazione, cerchiamoli sui social e vi aspettiamo di nuovo ospiti qui a Radio Roma. Esatto. Grazie Daniele, grazie Lollo. Grazie a Ciao, voi. a presto. Ciao, un bel saluto. E noi torniamo fra Ciao, poco. grazie. Genio e più genio. La genialità 2.0 con Ivanale. Dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 13. Canale 15 del Digitale Terrestre.